Piazza del Popolo, ma l'attuale nome non è quello di un tempo. Infatti ero Piazza Maggiore, per diventare poi Piazza Vittorio Emanuele. Da molti definita uno dei più bei salotti del Friuli. Un antico fossato, ancora oggi presente, e le mura di cinta di cui sono visibili i resti, hanno protetto il centro di questa cittadina di cui rappresento il cuore. Mi si raggiunge da Torre Scaramuccia, situata ad est, percorrendo via Bellunello. Altri due accessi, a sud, sono costituiti da via Altan e via Marconi. Ad ovest sono raggiungibile passando sotto Torre Raimonda, a nord da via Sarpi. In origine era una semplice strada di comunicazione, uno slargo fuori mura che in epoca medievale si è sviluppato sul lato nord con le prime costruzioni. Sono infatti delimitata da due file di case porticate e da palazzi di notevole importanza. Sul lato nord, uno degli edifici più appariscenti è Palazzo Fancello. La facciata, dipinta probabilmente dal Bellunello, è una piazza resa molto bella dai palazzi, fioriti da affreschi. Palazzo Rota, uno dei più importanti di San Vito, risale al 1400 e nel corso dei secoli fu abitato da nobili famiglie. Annesso al palazzo c'è anche un ampio giardino di interesse naturalistico. Da rilevare poi il Palazzo Falconvial e le facciate di quasi tutti gli altri edifici. Il Duomo, consacrato nel 1751, sorge dove nel 1400 esisteva una chiesa più piccola, circondata dal cimitero. Ecco il campanile, che mi sovrasta guardandomi dall'alto dei suoi 75 metri. È stato eretto nella seconda metà del 1400. Le campane, tranne la più piccola, sono di fusione recente, perché le vecchie furono utilizzate dagli austriaci per fare cannoni durante l'invasione del 1917-18. Sul lato sud, un tempo, si trovava il palazzo comunale con loggia, una tipica piazza medievale italiana, con i due elementi caratteristici del potere religioso e civile, la chiesa ed il municipio. Quest'ultimo, alla fine del 1700, viene trasferito fuori dalla piazza. Così la loggia cambia funzione. Diventa mercato delle granaglie di giorno e dormitorio per sbandati e senza tetto di notte. Sopra la loggia viene costruito un teatro dove si recita e si fanno feste da ballo. Sono stati numerosi gli interventi di edilizia e le opere di risanamento che hanno intaccato il mio aspetto architettonico soprattutto negli ultimi 100 anni. Basti osservare la Torre Raimonda, com'era agli inizi del secolo e com'è oggi. Gli edifici che mi circondano hanno cambiato fisionomia oltre che funzione. Attualmente, dove un tempo sorgevano piccoli negozi, sono state aperte alcune banche. Per secoli mi hanno percorso carrozze, carri, calessi, finché è giunta l'era dell'automobile. Sotto la loggia un tempo c'era la berlina, dove i condannati venivano esposti al pubblico ludibrio. Ho vissuto anche momenti di gioia. Ero punto di ritrovo per molti bambini che si radunavano a giocare sul sagrato della chiesa, soprattutto nel mese di maggio. Una volta all'anno, in occasione del carnevale, sono invasa da carri e gruppi mascherati che sfilano in tutta la mia lunghezza. Da qualche anno, all'inizio dell'estate, vengo addobbata per un'altra bellissima manifestazione, Piazza in Fiore, che mi fa assumere un aspetto vivace e solare, costituisco una meta obbligata per molti sanvitesi e per gli abitanti dei dintorni il venerdì, quando sono invasa dalle numerose bancarelle del mercato.